Radio Radicale, siamo con Uno zoppo. uno zoppo, Claudio Borghi, ex presidente della commissione bilancio della Camera, per parlare del dopo voto. Allora, secondo lei che cosa succederà adesso? Abbiamo visto che, diciamo, c'è anche un dibattito nella Lega, che oggi il giornale fa un titolo Salvini affiancato. Che cosa sta succedendo? Ma a dire la verità, i giornali ci arrivano sempre un po' dopo, ma la segreteria politica e i responsabili dei dipartimenti li avevamo già nominati all'inizio dell'anno. Poi c'è stato Covid, poi ci sono state le elezioni. Prima c'era l'Emilia-Romagna, quindi forse abbiamo avuto meno tempo per farli partire come si dovrebbe. Adesso finita, diciamo, la contingenza, quindi le cose che dovevano essere fatte subito, possiamo partire meglio. Quindi, diciamo, ci sono dei retroscena, diciamo, fantasiosi su Salvini. Ma sì, cioè, stiamo facendo quello che dovevamo fare da prima, ma non è che se le elezioni fossero andate in modo differente non avremmo fatto diversamente. È doveroso, un partito molto grande, con tanti deputati, tante regioni ormai, tanti sindaci e così via, ha bisogno di avere dei referenti che non siano solo territoriali, ma anche per tematiche specifiche. Senta, il PD sta facendo questo pressing sul MES, mentre mi sembra che il Movimento 5 Stelle sia un po' allo sbando, anche dopo le dichiarazioni di Grillo contro il Parlamento. Beh, io posso capire che chi è un feroce nemico della democrazia, come il Movimento 5 Stelle, esca fuori con delle idee strampalate come il sorteggio dei deputati e senatori, che significherebbe molto semplicemente che l'ultimo potere che è in mano dei cittadini, vale a dire quello di decidere i propri rappresentanti, verrebbe tolto, no? È tutto molto conseguenziale nella sua mente, ma voi immaginate quale dovrebbe essere l'incentivo per un deputato estratto a sorte di fare il bene del paese. O di fare il presidente della commissione O di bilancio, fare non il sapendo. presidente della Commissione Bilancio, che è un po' faticoso, perché a un certo punto cosa succede? La bellezza del deputato estratto a sorte è che tu puoi lavorare bene, puoi lavorare male, ma la volta dopo arriva un'altra riffa, no? E quindi allora uno cercherà, se possibile, di massimizzare il proprio di interesse, non certo quello della collettività, viceversa. Il deputato eletto cercherà prima di tutto di fare l'interesse dei suoi elettori, dei suoi cittadini. E magari, se invece di essere costantemente indebolito fosse rafforzato, invece di trovarsi sempre porte in faccia da parte di qualcuno che gli dice non si può abbassare le tasse, non si può fare quello che serve nella tua cittadina di elezione, non si può fare questo perché l'Europa non ce lo chiede, a un certo punto potrebbe scattare un minimo di ribellione, no? Se le cose venissero costantemente portate avanti. E invece, per evitare che questa ribellione scatti, si indebolisce il Parlamento, si tagliano i parlamentari e così via. Quindi è un gioco molto chiaro, ma. Certo, un'ultima domanda. Stasera c'è un'assemblea del Movimento 5 Stelle. Se esce fuori una scissione, allora si va dal Presidente della Repubblica. Che cosa succede? Perché mi sembra che si annuncino nuove espulsioni. Se vengono espulsi altri parlamentari, cominciano anche a cambiare i numeri, a cambiare i numeri anche al Senato. Allora, in condizioni normali, normali, questo Parlamento sarebbe già sciolto da molto tempo. Noi abbiamo un partito che in questo momento è in Parlamento con circa il 40% dei seggi, che nel paese rappresenta il 5%. Mortati lo diceva molto chiaramente che il Parlamento deve rispecchiare la composizione del paese, questo, ma non perché Mortati sia l'oracolo, ma perché è uno che la Costituzione l'ha scritta, ecco, mettiamola così. Quindi in condizioni normali, succedeva nella prima Repubblica tanto vituperata, bastava molto di meno, ecco, per arrivare a crisi di governo. In questo caso invece non succede, non dovremmo aspettare con tutto rispetto l'assemblea del Movimento 5 Stelle per capire che questo Parlamento non è rappresentativo della gente. Bene, grazie come sempre a Claudio Borghi e in bocca al lupo per la guarigione.